Buongiorno, bentornati. Iniziamo la giornata dalla palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina con un energizzante allenamento di Muay Thai, questa disciplina che stiamo scoprendo da lunedì, e oggi abbiamo la penultima lezione con Rolando. Buongiorno, buongiorno Ronaldo, Mila, buongiorno. Bernal, buongiorno a Giuseppe e buongiorno a Leonardo. Allora, ieri e l'altro ieri abbiamo imparato a dare ginocchiate, gomitate, ed oggi vogliamo essere ancora più cattivi concentrando entrambe le cose. Sì, perché sono le particolarità proprio della Muay Thai, l'uso delle dei gomiti e delle ginocchia. Sì, e poi domani vedremo... Sorpresa, aspettiamo cosa vedremo domani. Allora, intanto vi lasciamo all'allenamento. Okay. Iniziamo ad avvinare subito con Giuseppe le eventuali gomitate. Un attacco a base di gomitate e ginocchiate, ok? Andiamo Giuseppe con 1, 2, mi spingi, ok, di nuovo prende spazio, entra, mi spingi, ok. Queste sono tecniche, tra l'altro, molto pericolose, perché dati bene a corta distanza possono fare veramente molto male. Ok, grazie Giuseppe. Vieni Leonardo, gomitata, vai, ehi ginocchio, boom, e spingimi con la mano, spingimi, ok, gomito, ok, gomito, boom, gomito, boom, tutte e due, uno e due, ginocchio, ehi, vai. 1, 2, ok, bravissimo, ancora, ginocchio, oh, bravissimo, una gomitata, un'altra gomitata, un'altra ginocchiata, grazie mille, grazie. Rolando, ma un bambino può far male ad un adulto usando la tecnica giusta? L'obiettivo, io direi subito di no, perché non ci si dovrebbe usare. Noi, facendo uno sport di combattimento, ci appoggiamo alla federazione italiana, la Federcombat, che ha regolarizzato l'arte marziale della Muay Thai, e quindi sì, ci sono delle gare che partono dai bambini dai 12 anni all'insù. Però si rispetta categoria di peso, esperienza e una serie di cose. Un bambino può far male un adulto? Sì, con una ginocchiata. Anche le donne possono usare le ginocchiate e le gomitate come difesa personale, sperando sempre non arrivare a farlo. Che la cosa, secondo il mio avviso, la miglior difesa personale è allontanarsi di qualsiasi tipo di pericolo. Grazie a Rolando Bernal, grazie a Giuseppe, grazie a Leonardo. Noi ci vediamo domani per l'ultima lezione della settimana di Muay Thai, e come sempre ci trasferiamo nella parte food nel nostro programma con la dottoressa Marina Manieri. Chi di voi è disposto a rinunciare a una colazione al bar? Noi no, e questa mattina vogliamo spiegarvi quali sono i benefici o meno di una colazione fuori casa, come questa, per esempio, al caffè Atene Le Dune, a Silvi Marina, con la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Allora, vediamo veramente ogni tipo di dolce da abbinare ad un drink per la nostra colazione. Quale scegliere tra tanta disponibilità? Sì, in effetti oggi abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta. Ovviamente orientiamoci sempre su qualcosa di salutare, quindi io personalmente preferirei qualcosa magari a base di una farina integrale o multicereali, come questi cornetti qua che possiamo vedere, o anche ci hanno fornito un biscotto fatto con uno zucchero mascovado e uno zucchero di canna.
nello stesso tipo di preparazione e ricetta, oppure anche un dolce cosiddetto da forno, tipo un ciambellone o una crostata, sono una scelta comunque sicuramente improntata alla salute. Quali sono i ripieni più salutari? Sì, per esempio per il cornetto, che ha diversi gusti, su quale ci potremmo orientare? La cosa migliore forse, se li troviamo, sono quei ripieni alle mele, per esempio, che a volte di solito riempiono gli strudel, ma anche la crema, per esempio, una crema tradizionale, non una chantilly, alla fine risulta piuttosto bilanciata dal punto di vista nutrizionale. Veniamo invece a cosa bere a colazione. Abbiamo qui il latte, un cappuccino. Con quale tipo di latte è importante, consigliabile preparare un cappuccino, o quale latte possiamo bere così al naturale? Allora, la tradizione vuole ovviamente il latte di mucca, e molte persone sono anche molto affezionate a questo alimento e non disposte a rinunciarci quando fanno colazione al bar, anche perché è una cosa che non avviene tutti i giorni tipicamente. E io il latte di mucca lo consiglio per la colazione, per esempio, dei bambini. Potrebbe andare bene, per esempio, questo qui che abbiamo, che non è nemmeno macchiato, è ideale in questo caso. Però se siamo adulti forse è meglio utilizzare un latte vegetale, perché risulta avere comunque dei grassi un po' meno incidenti dal punto di vista proprio del nostro metabolismo. E il problema a volte del latte vegetale è che non renda molto bene la schiuma come invece quello di mucca, però il latte di soia mantiene queste caratteristiche, mentre altri tipi di latte vegetale, tipo quello d'avena o anche di farro, tendono a non montarsi in maniera soddisfacente, e quelli magari li possiamo consumare freddi. Grazie, noi ci salutiamo, vi auguriamo buona colazione se non l'avete ancora fatta. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie al nostro operatore Alberto Capo, e naturalmente grazie a voi. Vi aspettiamo domani per l'ultima puntata della settimana di Buongiorno Fitness, qui dal complesso residenziale del Lunera di Silvi Marina. Buona, 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 buona.